una serie di interventi che messi insieme possono costituire un vero e proprio programma di conservazione programmata finalizzati alla valorizzazione del palazzo in un edificio che dopo l'importante restauro della fine degli anni Ottanta non aveva avuto significativi interventi finalizzati al mantenimento in efficienza delle proprie strutture. Fino ad oggi, mentre parliamo, circa 1 milione di euro già ultimati, oltre all'ulteriore intervento che dobbiamo fare sulle facciate grazie al finanziamento messo in campo dal distretto culturale Le Regge del Gonzaga. Non è un punto d'arrivo questo percorso che ci ha visto impegnati in questi primi 4 anni e che ci vedrà ancora impegnati nel prossimo anno che manca, perché ci sono ancora molte porzioni di questa importante struttura che necessitano di interventi sia finalizzati al restauro ma anche finalizzati ad una conservazione più tecnologica. Segnalo che per esempio ci sarebbe anche da mettere in efficienza in maniera più efficace il sistema di videosorveglianza e quindi aspetti tecnologici di questo tipo. La chicca finale potrebbe essere la ricostituzione dell'antico giardino nell'esedra, visto che già abbiamo abituato questa città a non svolgere più, come era tradizione, i concerti rock e visto che abbiamo un finanziamento nell'ambito del nostro ufficio UNESCO finalizzato a studiare una riproposizione dell'antico giardino, che ovviamente o si hanno notizie certe dal punto di vista storico per fare un'operazione culturale con la riproposizione di essenze e di disegni veramente riconducibili all'impianto originario, altrimenti è meglio lasciare così il prato così come lo vediamo. Il nostro impegno prioritario è rivolto a restituire Palazzo Te al meglio della tutela e della valorizzazione, per offrire al visitatore un'esperienza culturale unica e irripetibile. Per questo ci muoviamo da una parte promuovendo una serie di restauri nella logica della conservazione programmata, restauri in più ambienti del palazzo, dalla sala dei cavalli a Fetonte, ad Amore Psiche, fino all'appartamento del giardino segreto che oggi è pienamente recuperato. Dall'altra parte ci muoviamo sul versante della valorizzazione, quindi introducendo in tutto il palazzo un nuovo impianto illuminotecnico LED in sostituzione di quello degli anni 80 ad alogeno e ad incandescenza che sollecitava lamentele da parte del visitatore. Allo stesso tempo ci siamo mossi sui sussidi alla visita e quindi offrendo in ogni ambiente nuovi totem descrittivi delle sale.